Allora, Dennis, oggi hai fatto il record del Monte Vic, è la tua montagna di casa, la montagna simbolo del parco del Monte Vic e di Chandeprat. Come è nata questa idea? Ma questa idea è nata, tutto partito dal sindaco di Chandeprat che in occasione, una quindicina, venti giorni fa, del riposizionamento della Madonna che era stata restaurata da rimettere in punta al Monte Vic, mi ha detto se in quell'occasione che veniva riposizionata la Madonna volevo anch'io tentare un record di salita al Monte Vic, dandomi carta libera sul dove volevo passare. È tutto nato così, io, visto che sono le zone dove mi alleno tutti i giorni, gli ho parlato sia col sindaco e poi soprattutto anche con tutto l'organigramma del parco del Monte Vic su questa possibilità di fare un record di salita passando dal sentiero numero 6 e raggiungere la vetta del Monte Vic. Hai fatto in 1:13:59, giusto, che è il tempo su questo percorso, mentre invece l'altro tuo record su questa montagna è un minuto in meno. Sì, esattamente, sull'altro percorso, il sentiero numero 7, che ha uno sviluppo più corto perché si fa una diagonale rispetto a questo sentiero qua, che invece l'ho allungato perché praticamente ho fatto, prima sono salito da un lato del versante e poi tagliato perpendicolarmente per arrivare alla Madonna, quindi è logico che è stato allungato. L'altra volta avevo fatto 1:12:42, che è un minuto e qualcosa in meno, e alla fine comunque sono più che soddisfatto perché io non pensavo mai di mettere un tempo così basso, pensavo più di stare intorno all'1:20. Quindi vuol dire che hai recuperato bene la terribile discesa della Osta Becca di Nona e soprattutto che stai iniziando la preparazione per questo inverno che ti vedrà sempre con gli sci protagonista della stagione di sci alpinismo. Sì, la Osta Becca di Nona è stata massacrante come lo è sempre. Più o meno ci sono andati 8-9 giorni per sentire le gambe di nuovo a posto. Non è che ho fatto dei grandi allenamenti, più che altro venivo qua in zona sempre sul percorso del record per provarlo bene, essere proprio sicuro di ogni metro dove passare, e è venuta fuori una gran prestazione. Adesso mollerò il tiro anche perché l'inverno è alle porte, ho bisogno di un po' di recupero e poi comunque di prepararmi per fare una bella stagione invernale. Nel quale sei stato convocato nella nazionale e sarai pro con la tua nuova squadra, giusto? Giusto, il prossimo anno sono ancora in nazionale, mi hanno confermato che faccio parte della squadra e non correrò più come centro sportivo esercito in quanto mi sono congedato, ma correrò per l'associazione sportiva polisportiva Monte Vic, che ha proprio sede qua a Chandeprat e porta il nome della montagna qua del parco. Va bene, anche ti ha visto oggi salire velocissimo in cima e speriamo di vederti velocissimo anche quest'inverno sugli sci e nelle gare in Italia e in Europa. Speriamo, grazie. Ciao.